centri che vengono inaugurati sostanzialmente in queste ore e mercoledì dovrebbero arrivare i primi migranti. Le chiedo in velocità intanto che modello è, cioè cosa stiamo immaginando, e poi arriviamo anche ai costi. Guardi, l'ho sempre detto, per me è una scelta di pura propaganda. Guardi i numeri assoluti che ospiterebbero, posto che bisogna vedere se c'è la garanzia dei diritti umani, ma questo se ne occuperà chi di dovere, ma guardi i numeri assoluti rispetto agli sbarchi, a quanti passerebbero di lì, posto che non è che andando lì risolvi il problema, sia ben chiaro, non per brevità di tempo non lo possiamo spiegare, ma mi pare una pura operazione di propaganda, tant'è che si diceva no, ma altri sono interessati. Intanto non c'è un altro solo paese degli altri 26 in Europa che mi pare stia aprendo centri in Albania come l'Italia. Un costo di 1 miliardo di euro, a cui ne vanno aggiunti altri indiretti, ci dice che non sa dove trovare i soldi per finanziare la sanità pubblica. Parta da quel 1 miliardo di euro lì, ad esempio, e poi ci sarebbero altri modi, come togliere la flat tax, che dà benefici a chi oggi certo non è ricco, ma certamente non è in difficoltà ad arrivare a fine mese. Glielo dico perché se ha visto... C'è una notizia che mi ha colpito. Oggi il sondaggio di Ilvo Diamanti. No, ma poi gli elettori di tutti i partiti. Non era mai successo nel nostro paese. Almeno da quando io faccio politica, e sono già quasi 40 anni. Non era mai successo che gli elettori di tutti i partiti indicassero la sanità pubblica come primo problema del paese. Ma la stanno davvero demolendo. Perché se nel 2020 il rapporto tra spesa pubblica in sanità e PIL del paese era il 7,4, i numeri non sono né di destra né di sinistra, e il governo Meloni l'ha portato al 6,2%, segnalo, è il peggiore in Europa. Peggiore in Europa. Ed è quello ciò che ti mostra se ci credi o no nella sanità pubblica. Il ministro Schillaci... Diciamo che la domanda è la qualità, di esprimersi sulla qualità del sistema sanitario. E la sanità che... risulta essere la più grande preoccupazione, cioè il non potermi curare. Senti, io le dico questo, se la mia regione, che in tutte le classifiche... No, ma volevo dare a casa l'indicazione, perché lei dice una cosa che effettivamente colpisce, cioè i dati presi sono separati anche per partito. E allora uno dice, va bene, sono gli elettori del Partito Democratico che hanno quella preoccupazione in cima, o del centrosinistra. Ma se per il Partito Democratico è il 45%, vi dico che per la Lega, per Fratelli d'Italia, è il 41%. Cioè siamo praticamente allo stesso livello. Le do questo dato per non fare propaganda io. La mia regione, nel rapporto della Fondazione Gimbe, ma anche del Ministero della Salute, guidato da un tal Schillaci, che però non è... quello che ci fece sognare e che purtroppo è venuto a mancare troppo giovane nelle notti d'estate del 90, ma è un tal signore che nessuno vede, sente e che continua a dirci che vuol difendere la sanità pubblica, e tutti i presidenti di regione la settimana scorsa insieme, tenga conto che 14 su 20 sono espressione democratica, no? Merito loro che hanno vinto le elezioni, del centrodestra, a dire che così avanti non si fa più. Ma se la mia regione, che risulta prima in tutte le classifiche di tutte del Ministero, di Agenas, della Fondazione Gimbe, per qualità e quantità dei livelli essenziali di assistenza erogati, ma le dico io che se viene da Piacenza Rimini le diranno che sta peggiorando, lei si figuri le altre regioni, se in Emilia-Romagna è la prima regione italiana per numero di pazienti che vengano a curarsi da altre regioni rispetto a quelli che escono dalla nostra regione. E io di quella classifica non vado orgoglioso, perché vorrei un paese che... dove non c'è bisogno di partire per andarsi a curare. Dice, ma il centrosinistra metteva anche lui poche risorse? Sì. E anche i governi di centrosinistra non hanno mai messo risorse sufficienti, a parte il Conte 2 e quello Draghi, che comunque confermarono 12 miliardi di euro in 3 anni. Per cui è inutile che Giorgia Meloni dica ma io metto più soldi di tutti, perché ogni Presidente del Consiglio che arriva ne mette più di quello che precedente, perché poco o molto ogni anno aumentano. Quindi non è una verità che lo è una banalità. Il problema è il rapporto con la vita reale del Paese, perché se io ti do 100 euro in più di pensione in busta paga, ma rispetto a qualche mese precedente aumenta gli alimenti o le bollette energetiche, di quei 100 euro non te ne fai nulla se spendi 500 euro in più. Io faccio un appello al Governo. Finanziate, come chiedono tutti i presidenti di regione, compresi quelli più vicini a voi politicamente, la sanità pubblica, per un motivo: perché io non voglio vivere in un sistema come quello americano, dove il conto corrente bancario, l'assicurazione privata in tasca, che decide chi possono vedere nella vita. Ognuno di noi non può decidere da chi nascere e dove nascere. Io non voglio vivere in un paese dove, se nasco da una famiglia povera
o in un territorio più sfortunato io non abbia lo stesso diritto di curarmi degli altri o di chi è ricco. Segnalo che peraltro per un pezzo è già così, nel senso che l'aspettativa di vita e la qualità della vita già in questo momento in questo paese è diversa dal sud al nord del paese, e vediamo con l'autonomia cosa succede, ma la fermo rispetto a questo punto perché ci sono